Presentata a Firenze, presso l'Enoteca Pinchiorri, pluristellato tempio dell'eccellenza enogastronomica internazionale, la prima edizione di Wine in Progress, l'evento più glamour dell'autunno fiorentino, all'interno del quale si svolgerà il 47 Congresso nazionale AIS, Associazione italiana sommelier. L'evento, seguito dalla stampa specializzata e dalle emittenti televisive regionali e nazionali, per la prima volta si apre al pubblico e alla città e la figura dei sommelier, eccellenti ambasciatori di quello straordinario patrimonio culturale ed economico del nostro paese legato all'enologia, ritrova così la sua centralità contribuendo a trasmettere e far riconoscere il valore del vino di qualità e dell'enogastronomia made in Italy. Beh, sì, un pochino la novità di quest'anno, l'associazione dei sommelier, i sommelier italiani che si aprono pubblico si aprono. Insomma lì è un pochino visto come questo personaggio un po' ingessato, anche un po' polveroso. Il fatto di far avvicinare le persone al nostro lavoro, alla nostra professione, al nostro modo di comunicare il vino probabilmente ci procurerà dei grandi benefici e procurerà dei grandi benefici al vino italiano. Molte le novità di quest'anno per gli amanti del vino e del buon cibo. Si avrà infatti la possibilità di gustare più di 200 etichette con verticali di Tignanello, Ornellaia, Sassicaia, Pergolo e Torto, i Baroli di Rinaldi e di Voerzio. Giulio Ferrari, Champagne e altri prodotti tipici delle varie regioni italiane. Quest'anno, oltre come abbiamo già ricordato, l'evento che si apre al pubblico, ci sono anche dei contesti dove apriremo al mondo internazionale della sommellerie. L'ICE con i club internazionali mostrerà i luoghi dove è presente nel profilo internazionale, quindi gli abbinamenti cibo-vino e poi dei focus incentrati sulle eccellenze non solo di Toscana ma di parecchie regioni italiane. Si parlerà non solo di vino ma anche di olio? Anche di olio naturalmente, alta grande eccellenza, alto grande gi giacimento italiano e toscano ecco, soprattutto in particolare e questo sarà legato alle degustazioni con dei piccoli interventi tecnici molto facili, molto semplici dove le persone comunemente potranno apprezzare le caratteristiche organolettiche dei vari oli italiani. Tra i vari eventi della Due Giorni troviamo anche due wine contest, uno riservato ai sommelier e l'altro agli appassionati con degustazioni alla cieca per conquistare rispettivamente il premio Coevo di Cecchi e un corso completo di sommelier presso una sede AIS a scelta sul territorio nazionale. Si prevede una grande partecipazione e attenzione da parte dei giovani verso questa professione. Un terzo dei nostri associati sono al di sotto dei 35 anni. Ci sono grandi opportunità di sviluppo di questo lavoro perché è un lavoro non più visto soltanto nell'ambito della ristorazione ma in generale dove c'è da comunicare il vino a tutto campo. Saranno due giorni fantastici, probabilmente, tra l'altro Leopolda è un luogo splendido, un luogo di dimensioni eccellenti, molto ampie, però siamo riusciti in questa nostra sfida di riempire la stazione Leopolda. La presentazione è stata una giornata importante anche per Alnife Old e Giorgio Pinchiorri, che festeggiano 40 anni di lavoro comune e appassionato. Sì, veramente 40 anni straordinari e un'altra giornata bellissima, tanto è per tutti. Per i fiorentini, per voi, per tutti quelli che lavorano, che è importante questo, ma anche perché è importante per i dieci anni della conferma di una guida prestigiosa. Il segreto è fatto di tanti piccoli segreti o tanti piccoli pezzettini. Diciamo come ho sempre detto che i ristoranti, non l'enoteca, ma tutti i ristoranti è come un teatro, è una recita. Tutti i giorni si apre il sipario, gli attori si impegnano, pensando che siamo sempre, dobbiamo rimetterci in opera il giorno dopo per migliorare. Perché non si fa mai abbastanza a chi si vuole bene, cioè per i clienti devono avere tutto.